Questi upgrade di cappelli che faccio. Si vede che pian piano con l'età sto maturando. Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono Favij. Sono Pikachu in realtà. Non sono Favij. Non ve ne eravate accorti, birbantelli. Siamo tornati ragazzi su Happy Wheels. Questa volta ragazzi troviamo in prima posizione Steal the Coin. Che non ho ben capito perché un Steal the Coin dovrebbe essere primo, visto che non fanno cagare tutti. Chi è che mette prima sta merda? Però dovete stare calmi, tutti dovete stare calmi. Perché ce l'hai con la mia gamba? Cosa ti ha fatto? Si è sminchiato il pogo. Però il pogo non lo colpisce nessuno. Che problemi c'hai? Ah, fermi un attimo che ci voglio provare. No, non voglio capire veramente chi è la gente che vota sti livelli al massimo, no? Perché non ho parole. Sicuramente gente più fortunata di me, ragazzi. Fatemi riuscirci. No, vabbè, non ci credo. Staccati, coglione. Staccati. Trascinati. Bravo zio, perfetto. Ce la farai con l'ultimo, ce la farai. Sei veloce, sei velocissimo. Non si vuole lanciare, si tiene al pavimento. Perché? Credo che ci fosse un motivo, però non so se è così chiaro. Allora, vediamo un attimo se riesco a passarli qua in modo. Beh, tranquillo, vai senza di me. È proprio inseparabili come compagni. Porca puttana. Ancora. Porca Eva, oh. Perché devo arrivare sempre alla fine così? Non puoi reggere tipo un arpione in più, frate. Perfetto. Perfetto. Con la testa vale. Se non fosse stato per il fatto che devo prendere per forza una moneta alla fine, magari. Non sono neanche morto con l'ultimo. Cioè, quanta proaggine. Quanto sexy. No, non è Gesù Cristo che sta passando sopra. Sono io che sposto la luce. Bene. Perfetto. Così che non ingombra. Ok. Bene. Io sì che so fare lo youtuber. Impossible swing? Che cos'è impossible? Ah, è un allora scrivi rope swing. Ha fatto l'unione tra. Io mi metto a fare i segni mentre c'è il livello che va avanti. Sono un fottuto genio. No, dicevo, hanno unito un impossible e rope swing. Ma veramente? Come cazzo ho fatto a vincere? No, vabbè, il primo tentativo, non ci credo mai nella vita. Pogo fight. Let's try pogo fight. Cioè, se Luke toglie. Bravo. Perfetto. Ecco, complimenti. Perché c'è una pila di merda per terra? Una pila di haters. Pila di haters. Morto anche Nonoshuck, che me lo devo trascinare, invece no. Se riuscissi a poi toglierti dal cazzo, nonno, per favore, grazie, gentile. C'ho la mannaia anche dietro, adesso sono diventato un'arma letale, guarda che roba. Un'arma letale che si ammazza da sola, niente male. Ora che carica la botta potente violenta, ora che carica la botta potente. Minchia come li ho unati tutti. Fratello mio, deve essere più. No. Perfetto, no. Aia, posso fissarti i piedi per il resto della mia vita? Quanto è difficile sto livello? Lo sapevo, sono vivo. C'ho una spada nel culo, può essere molto violenta, guarda lì. Quasi amici. Fammi da trampolino. Bravo nonno, perfetto. Sentite, mi sono rotto il cazzo. Basta sto livello di merda. Lights out. Lights out vuol dire che ti devi togliere dal cazzo. Perfetto. Lights out è tipo. Ah, ok. Ma non era un film, Lights out. Try clicking object. Ah, l'avevo già fatto questo una volta. Vediamo se l'hanno. Non so parlare. Vediamo se l'hanno aggiornato, tipo. Light switch doesn't work. Them seems to be. E non ho fatto in tempo a leggere perché tua madre è zoccola. Quindi, ok. Salve. Questo è quello di Five Nights at Freddy's. Questo è. Ma comunque, non mi ricordo se era uguale al livello che avevo già fatto tempo fa. Però mi sembra. Empty mug, text blocks. È molto simile comunque. Indovina chi è tornato? Indovina chi viene a cena? Speriamo non sia Giovanni Rana. Questa è una school bag, uno zaino. Non si fa più. Non si rompono gli zaini. Chi è che ha rotto il cazzo? Lights out 2. Ah, ecco era il seguito. La stanza a letto di mio fratello. Va bene. Un vaso ha appena preso vita, ma facciamo finta di niente, ragazzi. Buongiorno. C'era un'ombra che aveva mangiato da McDonald's poco fa. Stairway to the living room, ok. Sta suonando una sveglia o sta per esplodere una bomba? Spiegami. Don't let your thugs overwhelm you. Che cazzo vuol dire overwhelm? Non lo so, però sto rumore mi fa veramente paura. Frigo! Dov'è la Nutella? Ok, a quanto pare la Nutella me la devo preparare. Però non so se ho il tempo di farlo. Ingredienti. Allora, ok, perfetto. Tanto è passata Samara di The Ring, ma facciamo finta di niente. Toaster. Ragazzi, dove cazzo devo andare? Devo tornare indietro? Ah, dove c'era. Perché muoiono i fiori, le cose? Bonsai tree. Va bene. Ma qua non c'era la stanza del letto di mio fratello.
Ok, basta con gli animatronics, basta con queste cose, andiamo avanti. Ah, ma è rotto. Oh cazzo, e se andavo su? Non potevo andare su, che almeno giù non è negli inferi, porca c'ha Eva Lercia. Bene, questo è vino invecchiato 800 anni, vero ragazzi? Salve! Senta, lei non ha un bel aspetto, però volendo posso offrirle questa candela omaggio. Si è pappata tutta la candela, si è pappato anche me secondo me, però vabbè. Grazie, bel livello, mi è piaciuto. Adesso vado a dormire subito, 5 minuti e vado. The line, hold the line, love is always on time. The deadly line, ok. Ah ok, mica. Succhiatemi le palle. Only for ninjas, è come for ninjas. Io sono FaviJ, vale anche di più dei ninja. Vedi come valgo di più dei ninja? Sì, quelli cinesi. Allora, fermi un attimo. Ok. Cazzo, sono vivo. Non ho i piedi. Ma chi se ne frega, i piedi puzzano. Mica che vittoria, raga. Ma chi ha bisogno dei piedi quando hai un pene fortissimo? Sister's location. Questo qua non è Five Nights at Freddy's. Ah, è la puntata di Halloween questa. Ah, è vero. Che bello, allora facciamo le puntate tutte horror. L'ho capito adesso. Cos'è sta roba? Ah, è mica Five Nights at Freddy's proprio. Va bene. Hope you find something interesting. Va bene, zio. Click the obvious button. Mica, guarda, Five Nights at Freddy's Sister Location. È identico. Meno male che almeno non mi devo coltivare quel gioco di merda. Vabbè. Ok, allora mi fate entrare nel condotto. Cosa devo fare? Bene. No, vabbè, ragazzi, hai fatto. È bellissimo. Procedi alla tua destra. Entra nell'auditorium. Va bene. Non ho capito un cazzo. Secondo me è più difficile questo che Five Nights at Freddy's quello vero. Sono convinto, raga. Che cazzo devo fare? Ah, perfetto. All'auditorium. All'auditorium. È proprio uguale a Five Nights at Freddy's. Non vedo niente. Bene, c'ho anche l'ansia addosso. Fantastico. C'è una macchia di sangue che forse non devo toccare, ma io la toccherò, lo so già. Non la vedo più. Ma funziona come fai. Perché allora in Sister Location dovevo andare piano, se no mi mangiava la famiglia. Invece qua, in teoria, private room. Ce l'ho fatta. Salve. Chi cazzo è questo? The Sister Location. È finito. Ma come no, mi stavo divertendo. Era arrivato al punto cruciale. Finisce così. Vaffanculo. Vabbè dai, va bene lo stesso. Sono contento. Rampage. Che cosa cazzo ho appena visto, ragazzi? Perché c'è un'obesa che tiene una pistola? Perché c'è una pistola che è tenuta in mano da un'obesa? No, ma la fisica in questo gioco conta tantissimo. Proprio headshot. Questo sta pulendo la macchina. Che cazzo pulisci, brutto idiota. Bellissimo che poi l'arma mira due metri sopra, però sparo e lo colpisce, va bene. Posso sparare anche all'orologio e mi sta in culo? No, tanto quando sparo salto. Ma poverino, sta cagando. Sta cagando sto povero Cristo. Perché dovrei ucciderlo? Vabbè. Comunque sta pistola è veramente fake. Devo andare avanti, mi fai andare avanti per far... No, devo tornare indietro, torniamo indietro. Salve, buongiorno. Quello è uomini e donne? E meriteresti di peggio. Possiamo entrare nell'altra che mi sembrava molto molto accogliente. Avete presente quando la vostra ragazza ci mette 800.000 anni a scegliere il vestito? Io sì. Cioè adesso ce l'ho presente. Ancora, ma basta. Non stai mangiando vegano? Brutto stronzo che poi diventi ancora più pelato. Cioè, no, no, ma questo lo devo votare 6 stelle, ma dai una stella in più. Finale, veramente non te l'aspetteresti mai, manco Black Mirror, fantastico, no, stupendo. Coin trampolino, il trampolino della coin, quella di Hunger Games. Ah no, le monete, scusate, non avevo capito. Sì, ma che palle, non ha senso, lo so fare su e giù. Belli questi livelli dove devo sfoggiare la mia abilità videoludica. Mi emozionano proprio. Fare lo youtuber è un lavoro sempre più difficile negli ultimi tempi, ragazzi. Non ve lo so descrivere. Che bello questo fazzoletto, che bello. Potrei ammirarlo per ore questo fazzoletto. Perfetto. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ci ho messo una vita e mezza a fare sta roba, ma va bene. Sono proprio stato impegnativo tantissimo. Bottle flip 4K. Bottle flip 4K. Bottle flip 4K. Che vabbè, ma che culo. Lo so che ti vuoi limonare i pali e lo so che hai questa esigenza, però dovresti andare nel traguardo che sta qua sotto. Bravi. No, devi allungare. Perfetto, di horror perk. Ma basta con i livelli di Five Nights at Freddy's, che palle. Collect 8 drowning. L'ho detto 8 come se fosse English, ma non è English. Primo. Quindi devo... Beh, siamo partiti bene. Sono già incastrato in partenza, bella lì. Fatemi trovare tutti gli 8 drownings. Prima che mi schiacci magari col... ok, perfetto.
Salve, sono nell'immondizia, devo solo prendere questo. Grazie, gentilissimo. Dovrei salire sulla casa, se no non posso andare oltre. Perfetto, grazie. Ok, fantastico. Buongiorno, eh. Oh god. T'ha detto che tengo un problema. Se tieni un problema, come si dice, lo risolviamo in napoletano. Cazzo ne so. Sti bidoni de merda. No, aspetta, aspetta. Non è che t'ho insultato, ma mi devi aggredire, eh. Cioè, devi star calmo, bello zì. Si puoi, ce la fai, bravo. Non era difficile cliccare su un cazzo di pezzo di carta. I bidoni sono brutti al cazzo. Però pensavo mi aggredisse il bidone. Sono meglio così. Ci siamo. C'è un disegno. Perfect. Dove che sta? Testa di culo di un nonno Chuck. Dove devo andare? Spiegami. Grazie di avermi indicato la via. Go back. Back dove? Spiegami. L'ho già visto tutto dietro. Porca puttana, dove sta? Vabbè, micchia. Salve. Salve anche a lei. Aspetta che forse lo prendo. Se torna indietro il tizio, forse riesco ancora a cliccare sui dipinti. Sui, sì, dipinti. Forse... Bene. Stavo scherzando. Niente, non c'è verso. Ci ho provato, ragazzi. È stato alquanto... Vabbè, ragazzoli, spero che il video vi sia piaciuto. Concludo qui l'episodio di Happy Wheels. Questo un po' più Halloween. Sì. Più o meno, il finale soprattutto. Come al solito, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook e come vi ho dato nella descrizione. Se vi è piaciuto iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.